Beh, non scopro niente se dico che ovviamente non lo possiamo sbagliare, no? Quindi abbiamo bisogno di un giocatore che stia bene innanzitutto e poi che corrisponda un po' alle caratteristiche che anche io ho detto, che sono quelle che o è un giocatore di prestanza fisica importante o un giocatore tecnico che faccia giocare bene la squadra. Nei nomi che hai fatto tu ci sono entrambe queste caratteristiche, per cui Melchiori rientra ovviamente in questo tipo di caratteristiche, però parliamo di un giocatore che non è del Pescara ma è del Perugia e insomma è uno dei profili che sicuramente stiamo valutando, quello sì. Ma sicuramente quando si analizza una situazione si parte da sottoscritto, quindi mi sono fatto una bella autocritica, mi sono guardato un pochettino allo specchio, no? Quello che è successo, eccetera. Quindi sicuramente rispetto a 5-6 mesi fa ho maturato questa esperienza che spero mi servirà a migliorare le cose che non sono state perfette nel giorno di andata. E dopodiché ho affrontato anche il discorso di squadra, dove sicuramente la parte iniziale è stata contraddistinta magari da qualche gol di troppo preso, migliorato sicuramente nella parte finale del campionato, dove abbiamo comunque preso meno gol. No, ma onestamente io non, anche da quello che ho visto, io non ce l'ho con nessuno, perché io non ho fatto niente assolutamente, ho solo preso una decisione che avrebbero preso tutti per quanto riguarda quello che si è visto. Per il resto a me interessava, e l'ho dichiarato anche qui, che lui si scusasse con il gruppo, che è la cosa più importante per quanto mi riguarda. È successo quello, tra me e lui non c'è assolutamente niente. Assolutamente, assolutamente sì, ma non perché è stato forzato a farlo, perché ha scelto di farlo perché è una cosa ovviamente molto semplice da fare e succede in tutti i gruppi di lavoro, compreso il calcio. La classifica è molto corta, e questo vuol dire tutto, vuol dire che se sbagliassimo qualche partita ci avremmo invischiato in qualcos'altro, per cui abbiamo la forza e se riusciamo a completare la squadra, come abbiamo detto, in un certo modo, noi ce la giocheremo al pari delle altre che lottano per entrare nei play-off, che sono comunque lì a un punto, voglio dire, ad oggi. Ma insomma, dopo la sosta tutte abbiamo questa domanda, a partire dalla mia squadra, quindi io spero di trovare la mia squadra che stia bene. E dopodiché guarderemo agli altri, ovviamente la Serenità è una squadra che gioca, ha sempre giocato con il 5-3-2, e con caratteristiche ben precise, ha un buon possesso palla, quindi una squadra che costruisce, gioca, si apre, e quindi sono convinto che non sarà molto diverso da quello che ho appena detto.